Ciao, con questo video volevo rispondere alle domande che mi sono state fatte per via di alcune sculture che ho postato sul gruppo di Blender, perché Blender può essere utilizzato per fare scultura digitale un po' come ZBrush. E il fatto è che quando si lavora nelle modalità di sculpt e si arriva a degli alti livelli di dettaglio, quello che si ottiene purtroppo appunto è una mesh molto molto densa. Il colore spesso viene applicato con la modalità del vertex paint. Vertex paint significa che io prendo un colore e dipingo sopra la mesh con un colore andando a dipingere i vertici della mesh in questione, quindi in pratica devo avere un'alta risoluzione della mesh anche per quello, per poter dipingere, perché i colori vengono assegnati esclusivamente ai vertici, quindi meno vertici ho, meno potrò essere preciso col colore. Ora, il discorso di come ridurre i poligoni e come fare l'UV unwrap di un oggetto, quello a bassi poligoni, quello è un argomento troppo complesso per essere trattato in questo semplice video. Io qua voglio solo occuparmi di come faccio a trasferire le informazioni ad alta densità dell'elemento appunto scolpito molto preciso sopra a un oggetto a minore densità di poligoni, quindi questo per capirsi, che contiene molte meno facce e quindi può essere più utile nel momento in cui lo voglio animare o comunque trasferire ad altre applicazioni. Come vedete qui, prima di tutto non ho il colore e non ho neanche nessuna di queste particolari informazioni di rugosità che qui c'erano. C'è il modo di trasferire queste informazioni senza aumentare la conta dei poligoni. Allora, prima di tutto, appunto, dovete avere il modello a bassi poligoni e dovete anche avere le UV per questo modello, cioè il modello a bassi poligoni deve essere stato unwrappato, come si dice, cioè deve esserci l'informazione che indica come trasformare una superficie che è bidimensionale, quella della texture, nello spazio 3D. Quindi voi avete la vostra scultura e voi avete, la sposto leggermente di lato adesso, una versione a bassi poligoni della stessa scultura. Prima di tutto dovete fare in modo che si sovrappongano, quindi con Alt G e verificate anche i valori di scala, che siano gli stessi, quindi 1 la scala, sia per l'oggetto a bassa risoluzione che per quello ad alta risoluzione. Nel caso dovete fare Ctrl A per applicare la scala agli oggetti che fossero fuori scala. Può capitare se avete fatto modellazione low poly e l'unwrap in un altro software. Quindi assicuratevi che siano sovrapposti. La seconda cosa da dire è che è necessario utilizzare Cycles come motore di rendering, quindi dovete spostarvi su Cycles, nascondo un attimo il modello a bassi poligoni, e dovete assicurarvi prima di tutto che in Cycles si veda esattamente quello che voi volete. Adesso apro lo shading di qua, quindi vado sotto Shader Editor e vedo come sono fatti i materiali di questi quattro oggetti, perché sono quattro: c'è il cranio che condivide il materiale con la mandibola, poi ci sono i denti e poi c'è la lingua. Allora, come vedete, io ho utilizzato il Vertex Color. Fate attenzione che se utilizzate Cycles, qui deve esserci indicato questo valore qui. Normalmente, se voi avete colorato una mesh, vi ritrovate questo nodo così, senza alcuna indicazione. Dovete semplicemente cliccare qui e selezionare Call, e allora il colore appare. Perché in EV, quindi se torno in questa modalità di visualizzazione, funziona comunque che voi sul Vertex Color ci applichiate o meno questa indicazione Call, mentre invece Cycles, se voi non ci mettete l'indicazione, non funziona. Quindi prima di tutto dovete impostarla. Poi qui ho fatto, a titolo di esempio, ho moltiplicato con un nodo multiply il Vertex Color per un Ambient Occlusion, semplicemente per poter far vedere. Adesso vado anche magari a cambiare un pochino il valore per far vedere che possiamo mettere quello che vogliamo come texture. Per esempio, per i denti c'è di nuovo Vertex Color,
Ma niente mi impedisce, per esempio, adesso di prendere una texture di rumore, faccio solo un esempio, collego momentaneamente solo il rumore al base color, magari vediamo quindi di aumentare la scala e per cominciare a vedere le macchioline, 20, vedete che ci sono, che sono apparse delle macchioline. Posso andare a moltiplicare, per esempio, queste macchioline per il base color con un nodo multiply. Se avete Node Wrangler installato è sufficiente selezionare due nodi e premere Ctrl Pair. E adesso, per esempio, ha moltiplicato il vertex color con quest'altro valore di noise. Adesso aggiungiamo un'ulteriore complessità, semplicemente per farvi vedere. Quindi, se qua metto una color ramp, potrei scegliere di modificare il colore. E per esempio, appunto, da rosso a giallino. Ecco. Tanto per farvi vedere che qualsiasi materiale voi impostiate in Cycles, poi possiamo trasformarlo in una texture. Vediamo quindi come fare a trasferire prima di tutto le informazioni di dettaglio della mesh. Ci serve quello a bassa densità, nascondo momentaneamente e attivo quello a bassa densità. Quello a bassa densità ci avrà un suo materiale, se non ce l'ha, fatelo nuovo, in questo caso appunto è ancora vuoto. Qui dobbiamo fare posto per le texture che vogliamo creare, quindi prima di tutto dobbiamo fare aggiungi con maiuscolo A, texture, image texture. Ora, la posizione in un posto qualsiasi, questa sarà la texture che vorremmo scrivere. Quindi devo premere New per creare un'immagine vuota e normalmente la trovate con 1024. Fatela della dimensione che preferite, in questo caso, appunto, invece di 1024, 2048x2048. Dategli un nome, quindi Baker Normal, per esempio. L'alfa non ci serve, l'ho disattivato e do ok. Ora, questa è l'immagine, assicuratevi che sia selezionato il nodo, vedete che ha un bordino bianco se lo seleziono, assicuratevi che sia selezionato. Questa immagine dovrebbe essere vuota all'inizio, adesso apro di nuovo qua una sezione e vado ad aprire l'image editor. Seleziono il mio Baked Normal, eccola qua l'immagine, e come vedete è completamente nera perché è nuova. Allora, per generarla dobbiamo spostarci nella finestra qui di rendering, scegliere appunto Cycles come abbiamo già scelto. Io ho abbassato qua il sampling a 32 per motivi di velocità, comunque la parte che ci interessa è qui, questa sottosezione Bake che bisogna espandere. Allora, normalmente la trovate così, con Combined, a noi invece non interessa fare il bake di tutto combinato, ma semplicemente delle normali, quindi scelgo Normal. Cambiano alcuni valori, potete lasciare quelli di default. L'altra cosa che ci interessa è questa, Selected to Active, perché noi vogliamo fare il bake da degli altri oggetti verso quello attivo. Apro il triangolino e vedo anche che c'è una certa distanza. Questo output è il margine quanto allargare le isole delle UV, adesso senza troppi tecnicismi, ma potete lasciare tranquillamente a 16 per ora. Se la vostra texture è molto piccola, tipo 1024, potreste volerlo abbassare, è spazio sprecato, diciamo. Clear Image, vi permette di, ogni volta che fate una generazione, della texture, di buttare via quella precedente, quindi lasciatelo spuntato. Ora, questo ray distance è la distanza, guardate, riattivo quello ad alta risoluzione, il metodo è la proiezione dei dettagli ad alta risoluzione sopra la mesh a bassa risoluzione, quindi ci sarà una certa distanza dalla quale proiettare questi dettagli. Se la distanza è troppo breve, finirò per tagliare via alcuni dettagli, se la distanza è troppo alta, finirò per avere meno dettaglio, come se fosse appunto troppo basso, ma nello stesso tempo anche alcune parti della mesh potrebbero espandersi così tanto da andare a toccarne altre. Dovete trovare la distanza giusta, diciamo che ipoteticamente dovrebbe essere la distanza dalla quale proiettare, quindi se questa è un'unità in Blender, per me diciamo che 0,1 dovrebbe essere già una distanza sufficiente.
Fatto questo, quindi selected to active, devo selezionare tutto, ma devo assicurarmi che l'ultima cosa selezionata, faccio control click, sia la mia versione low poly, l'oggetto attivo, quello in arancione. Posso anche selezionare qui sul viewport, ma mi è più semplice selezionare tutto col maiuscolo qui e poi premere control sull'oggetto a bassi poligoni per essere sicuri che sia l'ultimo. Siete tranquilli di aver selezionato tutto nel modo giusto se nello shader editor che vi consiglio di tenere aperto vedete lo slot dell'immagine della quale volete fare il bake e quindi potete selezionarla e assicurarvi che sia selezionata. Ora semplicemente premo bake e aspetto. E tra l'altro l'image editor è già passato a visualizzarmela completamente blu. Adesso aspetto che il bake sia finito. Ovviamente verrà ripetuto tante volte quanti sono gli oggetti dei quali devo fare il bake. Io ne ho 4 perché non ho unito e questo è il risultato. Adesso vedete che in parte questa è una normal map normale, quando vedete i colori diciamo sfumati. Nel momento in cui invece vedete queste cose così forti, qui significa che ci sono stati dei tagli, quindi dei dettagli che sono rimasti fuori, sono stati tagliati. Quindi vado a impostare una distanza maggiore, provo 0,4 e faccio di nuovo un bake. Ovviamente bisogna un po' andare per tentativi e soprattutto con una mesh così complessa come questa, il risultato non sarà mai buono e perfetto. Ecco, con 0,025 ho ottenuto un risultato accettabile. Ho ancora dei difetti, ma sono dovuti al fatto che questa mesh è molto complessa. E se voi immaginate per esempio ognuno di questi denti di espanderlo, va per forza a incastrarsi con il dente a fianco. Quindi questo è il classico caso nel quale bisognerebbe andare oltre il semplice ray distance e dargli proprio un'altra mesh più esterna che faccia da sorgente di proiezione. E a questo servirebbe l'opzione cage se voi avete una mesh di questo tipo, ma senza entrare così nel dettaglio. Accontentiamoci di questa che è stata generata. Ora, questa immagine è stata generata, è dentro Blender, ma ancora non è salvata su disco. Potremmo già provarla collegando, ma è importante salvarla perché in pratica vedete qua Color Space, purtroppo è impostato su sRGB e non posso cambiarlo per questa immagine creata dentro Blender. Se invece la salvo esternamente, e quindi adesso Bake Normal, la salvo da qualche parte e poi vado a riprenderla, quindi da qui la ritrascino nello shader editor. Adesso ho la mia immagine caricata da fuori, questa la posso buttare. Ora questa posso andare a scegliere non color, che è fondamentale per le normali. Ora non posso collegare direttamente questo qui a normal, ma devo creare prima faccio search, devo creare prima un nodo normal map per collegare questo a color e normal a normal. Guardate adesso, seleziono la low poly, la sposto leggermente, la metto qui e possiamo notare che mi sposto un attimo in questo motore di rendering più veloce e vedete che ho i miei dettagli, sono dovuti a questa. Se la tiro via, ho di nuovo la mesh senza dettagli. Grazie a questa texture ho la simulazione dei dettagli. Questi problemi sono quelli appunto dovuti il ray distance sbagliato. Vedete, probabilmente avrei dovuto alzare un po' 0,025, un po' troppo poco, perché qui, per esempio, si vede un errore che è dovuto probabilmente al fatto che la sporgenza qua giù è più alta del valore che ho inserito. E anche tutti questi difetti sui denti sono dovuti a quello. Quindi è un metodo che funziona molto bene per delle mesh semplici. Con delle mesh più difficili come queste, purtroppo è necessario passare per una cage. Comunque mi accontento per ora del risultato, magari lo rifaccio un attimo con 0,03 e vediamo come viene. Ecco, per rifarlo ovviamente ho dovuto rimettere il teschio dov'era, riscollegare queste mappe, comunque insomma l'ho rigenerato, vedete si è un po' corretto l'errore, non tanto. Comunque, insomma, è chiaro che questo è un esempio particolarmente complesso. Comunque, se voi provate con delle forme molto più morbide, simili a una sfera, il risultato è sicuramente migliore.
Ora vediamo come fare a trasferire anche il colore. Allora, Alt-G, riporto la mesh in posizione dove stava e non devo fare altro che, posso per il momento staccare questo, che creare di nuovo una texture, image texture, new. Dovrò dargli un nome e lo chiamo in questo caso Baked Color. Di nuovo dimensioni, qua l'alfa potrei anche lasciarlo in teoria se mi interessasse una trasparenza, comunque in questo caso non lo faccio, do ok ed eccola qui, la seleziono, quindi attenzione a selezionarla e qui nelle opzioni di bake invece di normal vado a scegliere diffuse. Normalmente avete anche queste due voci inserite perché fa il baking anche delle luci, nel nostro caso le luci non ci servono e le tiriamo via che risparmiamo tempo. Di nuovo c'è Select to Active, la distanza possiamo lasciarla allo stesso modo, in questo caso forse funzionerebbe anche con la distanza 0, comunque. Adesso seleziono questo, devo selezionare tutti gli oggetti, come dicevamo, e fare in modo che Low Poly sia l'ultimo bake e comincia il bake della texture. Questo baking è molto più lento, in questo caso dovete immaginare che sta facendo effettivamente un rendering di ognuno di questi oggetti in una modalità particolare, ma alla fin fine è un rendering, a 2048x2048 pixel, di ognuno di questi oggetti sopra a quest'altro. Quindi, per esempio, i samples che mettete qui daranno una bella differenza sia sulla qualità finale, che sul tempo di rendering. In questo caso io li ho abbassati a 32 per lo scopo di questo tutorial, e altrimenti normalmente se li lasciate a 128 vedrete che può essere ancora più lento. Dipende anche dalla densità di pixel della vostra mesh di partenza. Ecco qui il risultato, qua vedo l'immagine del baking effettuato e tra l'altro notate che ci sono tutte le caratteristiche, quindi qua nei denti avevo messo quel noise e ce l'ho, qui c'era l'ambient occlusion e ce l'ho, quindi in pratica il risultato è esattamente quello del rendering fatto da Cycles sopra a questa immagine. Quindi di nuovo save as, viene proposto il nome di default, in questo caso non è così necessario ricaricarla da fuori perché possiamo semplicemente collegarla, quindi la collego a base color, ricollego la normal e adesso guardate se prendo la versione a bassi poligoni e la sposto di qua, possiamo vedere che questa è la versione a bassi poligoni, poi il materiale è leggermente diverso semplicemente perché sono diverse le sue caratteristiche. Questo aveva un roughness a 0,8 e questo ce l'ha a 0,5. Lo metto a 0,8 anche questo. Ecco, adesso sono praticamente identiche, salvo gli errori che avevamo visto, insomma. Però questa qui è fatta da 2 milioni di poligoni e invece qui ne abbiamo semplicemente abbiamo 8.000 facce, quindi c'è lo stesso risultato su una mesh molto più gestibile ed esportabile. Questo metodo è il modo di crearsi le, non, le di fare il bake delle texture in Blender. Ovvio che potreste farlo anche per specular roughness, dovete solo selezionare qui di cosa volete fare il baking. E ricordatevi appunto che funziona solo con Cycles. Ovviamente devo dire che tutto ciò è molto più facile in ZBrush, in 3D Code o in altri programmi. Comunque, visto che Blender ha queste opzioni, queste caratteristiche di Sculpt, tanto vale vedere anche questa parte che è comunque una parte fondamentale dello sculpting, quello di trasportare i colori e i dettagli dalla mesh ad alta risoluzione a quella a bassa risoluzione. Su come ottenere questa mesh a bassa risoluzione, quello è un altro discorso, e anche su come farne l'unwrap, e vi consiglio di andare a informarvi su qualche altro tutorial su come fare questo, che non è per niente semplice, insomma. Grazie e alla prossima.